Ciao, io sono Lorenzo e questo è Xplain Blog e Tutorial Italia. L'altro giorno pensavo, ma sai che io non ho mai fatto una presentazione di chi sono, perché faccio queste cose, perché c'ho un blog, perché c'ho un canale YouTube, perché ho Facebook, eccetera, eccetera. Ah, i link a tutta questa roba sono in descrizione qui sotto. Allora, facciamo un po' di storia. Io ho cominciato a occuparmi di volo quando facevo l'università, sì, perché io sono Lorenzo e faccio il geologo, la mia professione è quella di fare geologia e quindi ho uno studio tecnico privato. Insomma, praticamente fin dall'università io ero uno di quelli che guardava in aria, gli piaceva vedere ad esempio le nuvole, le forme delle nuvole, come sono fatte, insomma, mi piaceva il volo, ma sempre interessato a questo, insomma. E quindi già all'epoca, quando c'erano i 486, e cioè i primi Pentium, così, avevo i miei bei simulatorini di volo, che all'epoca era Fly Simulator 2000, mi sembra, una roba del genere. Poi, per un po' di tempo, non ho più volato, non mi sono più interessato. Poi, un giorno, ho scoperto Xplain. Era un programmino ancora un po' di nicchia, non c'era tanta gente che lo utilizzava, eccetera, eccetera. E ho cominciato a installarlo, perché intanto avevo preso un Mac e quindi Fly Simulator non girava su Mac, e quindi Xplain sembrava andare bene per molte piattaforme e quindi l'ho installato. Mi è piaciuto subito, mi è piaciuto tanto, però quando andavo dai miei amici dicevo, sai che a me piace la simulazione di volo, mi piace questo, mi prendeva un po' per pazzo. Allora cosa ho detto? Visto che c'era l'avvento dei social network, mi sono creato un blog anni fa, 7-8 anni fa, adesso non ricordo ancora bene, che, come ho detto prima, lo trovate in descrizione, e scrivevo quelle che erano le mie impressioni, i miei passi avanti, le mie idee, una sorta di diario, insomma. Passai quindi al canale YouTube, che non ho seguito tantissimo, eccetera, eccetera. Insomma, alla fine mi sono accorto che cominciavo a imparare, a conoscere tante cose. Mi sono poi iscritto a un forum di Xplain.it, dove ho conosciuto un sacco di gente, dove ho imparato tantissimo, quindi vi consiglio sempre di iscrivervi ai forum. E con gli anni sono arrivato anche a scrivere un libro, si intitola Squawk 7700, che è il codice che viene messo nei liner soprattutto, ma anche i General Aviation dotati appunto di box, di Squawk appunto, e quando hanno delle emergenze. La mia emergenza pensavo fosse il fatto che non solo quando hai un simulatore devi cercare di imparare come si fa a volare, come funziona l'aereo, ma devi conoscere bene anche il tuo hardware. E quindi Squawk 7700 era stato scritto e pensato proprio per coloro neofiti che cominciavano a volare e dovevano si trovavano davanti a avere un sacco di problemi con computer, le schede grafiche, settaggi, soprattutto tanti settaggi con grossi problemi di frame rate, che all'epoca su Xplain 7 davano un effetto nebbia quando il frame rate si abbassava. Insomma, così nacque Squawk 7700. E mi sono ripromesso tante volte di andare avanti con questo libro, che comunque ha venduto circa 380-400 copie, se non mi ricordo bene, e a un prezzo veramente ridicolo, che davo in formato PDF, e ancora adesso è, diciamo, in listino, però vendo molto meno, ma questo non è un problema, non sono qui per vendere assolutamente. E l'idea quindi è quella anche di fare un altro libro che oggi è in lavorazione, mi manca solo un capitolo, che si chiama Runway Head, che invece parla proprio del volo VFR, e ce l'ho in mente anche un altro. Insomma, questo canale e quello che ho fatto fino adesso serve per creare un ambiente, un gruppo di persone che, come me, come te, che casomai mi stai guardando, ha questa passione e che vuole ritrovarsi in un gruppo di persone dove ti senti appartenente a questo gruppo di pazzi che gli piace volare in modo virtuale, e ogni tanto anche
volo reale, e che fanno esperienze. Io non penso di saperne più di qualcun altro o essere il genio chissà che cosa, io penso soltanto che quelli che sono i miei progressi, le mie iniziative così possono essere utili anche a qualcun altro, anzi accetto anche tantissimi consigli, c'è un sacco di gente che mi scrive e sono contento. E poi un'altra cosa voglio dire, ultimamente mi sono appassionato anche a DCS con il volo militare, molto bello, molto interessante, ancora non so tante cose, quindi vedremo cosa succederà nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Però io credo che bisogna proprio spaziare, no? Non essere legati soltanto a un simulatore, ma vanno bene tutti, cosa ti piace? Flight Simulator, va bene Flight Simulator, ti piace Prepared, non c'è problema, insomma. L'importante è che ci ritroviamo, stiamo insieme e condividiamo la nostra passione. Quindi non mi resta altro da dire, mi sono presentato e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace e andiamo avanti con questa pazzia del volo simulato che però a noi piace tanto. Alla prossima!